Ok ragazzi, questo dovrebbe essere il primo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio è successa un po' di roba. Abbiamo affrontato Daimyo Emitar e dopo la battaglia abbiamo ritrovato una scaglia nera per terra. La virgola riconosciuta si trattava di una scaglia di cefadro di... Dice sì, cefadrome, sì, stavo dicendo giusto. Solamente che visto che Ane ha dedotto anche che si trattasse di la scaglia di un cefadrome infetto del flagello nero. Siamo andati a riferirlo al referto a Oasum e lì abbiamo conosciuto, ha fatto la conoscenza di due nuovi personaggi che sarebbero tipo gli scienziati pazzoidi di questo gioco che avevano intenzione di battere il cefadrome corrotto con un Bargoth 2.0, che sarebbe un Bargoth con addosso un'armatura che aveva messo addosso per controllare a distanza con un telecomando. Quindi insomma lo usavano come un'arma, però le prove. Quando ovviamente siamo arrivati prima noi, abbiamo battuto prima noi il cefadrome corrotto, tuttavia loro hanno appena quando sono arrivati e ci hanno visto, a parte tralasciando lo scienziato che ovviamente si è stralamentato, che palle questi qui va prima di me, non mi fanno mostrare i frutti delle mie ricerche, e 3 secondi dopo è successo che Bargoth è impazzito, è andato in malfunzionamento il sistema che lo teneva sotto controllo, ci ha attaccato e quindi abbiamo fatto 2 boss di fila. Fortunatamente nella seconda battaglia boss ci si è ripristinato tutta la vita, tutti i cuori, eccetera, eccetera. Alla fine della battaglia è venuto all'ultimo a salvarci, cioè a salvarci, a concludere il lavoro, Icredisheval, che è completamente diverso dall'ultima volta che l'abbiamo visto. Adesso, tra l'altro, il suo uovo si è schiuso e l'abbiamo visto a cavallo di un Aratian. C'ha un'armatura nera addosso, tra l'altro, che sa molto di cattivo. Infatti, quando a un certo punto ha cercato di concludere il lavoro con il Bargoth, uccidendolo, vedi che il nostro personaggio l'ha bloccato perché noi non uccidiamo i mostri, noi li facciamo soltanto svenire. Ricordatevelo. Lui si è incavolato e ha detto: dovresti combattere il flagello nero, uccidendo tutti i mostri che sono una minaccia per tutti quanti, e poi se n'è andato. Insomma, ha detto che le mie idee non si concilieranno mai con le tue, eccetera, eccetera. Insomma, è diventato il nostro, il no, tipo un nostro rivale. Senz'altro, la prossima volta che lo affronteremo, temo, se non la terza volta che lo incontreremo, temo proprio che lo dovremo affrontare, perché ci ritroveremo in un momento in cui senz'altro sarà così, così e cos'ha. Non so niente perché il gameplay è in blind, però immagino che in uno dei prossimi incontri con Cheval lo dovremmo affrontare. Allora, detto ciò, ci eravamo lasciati nello scorso episodio che dovevamo leggere la descrizione della missione principale che ora ci aspetta, che si intitola Il Demonio Nero. Come mi è andata via la voce, ma va bene. Finalmente hai raggiunto il villaggio di Albarax. Lì ti aspetta il demonio nero, un diavolo sinfetto. Si prospetta una battaglia diversa dalle altre. Tu dovrai mostrare tutto il tuo potere da rider. Sì, perché la gente, perché è stupida, non ha ancora capito la differenza tra noi, che combattiamo a fianco ai mostri senza sfruttarli, ma combattendo fianco a fianco come dei veri amici. Non ha capito la differenza tra noi e quei pazzoidi là che invece stavano sfruttando effettivamente quel Bargoth con tutti i marchigiani, che chissà che male faranno a quel povero Bargoth. Immaginate quanto sono strette le chiusure di tutto quanto. Ok, ecco, qui abbiamo il nostro Nerxilla, ma credo proprio che non affronteremo un diablo scorrotto con Nerxilla, quindi vorrei dare un'occhiata un attimo alle statistiche di tutti quanti per vedere chi ha le statistiche più alte. Allora, vediamo. Kezu è quello con più attacco di tutti. Vedo che Kezu e Velocidrome sono uguali in attacco, ma vedo che Velocidrome in difesa pecca tantissimo e anche di vita. Vabbè, devo decidere allora tra Ratian o Kezu. Ratian ha meno d'attacco, ma molta difesa, mentre Kezu ha il massimo d'attacco e la difesa a 90. Nerxilla è quella con quello con. Mi viene sempre a dire quella. Fra poco che poi diamo del lei a Nerxilla, cavolacci. Vabbè, diamogli del lui perché non si sa se è un maschio o una femmina. Quindi, per chi non si sa, se non si sa, se si dice lui o si dice lui, se si sa con certezza, tipo con la Ratian o con Ludoth, che questa è una femmina, diamo del lei. Con Ludoth, però, si sa per certezza che è un maschio invece, non da lei. Quindi, niente. Vabbè.
Se non sappiamo il sesso, diciamo lui. Se sappiamo con certezza che è una femmina, diciamo lei, tipo Kogatia. Vabbè, comunque, il mostro più debole di squadra sarebbe Ludwig, che vediamo che però è quello con l'attacco più alto di tutti. Però non mi piace molto il fatto che abbia una difesa bassa. Quindi mi sa proprio, ragazzi, che... affrontiamo il diavolo con Kesu. Ok, ho deciso. Vai. Andiamo. È lento Kesu, però ce la fa. Vai, questa è la scalinata che porta ad Albarax. C'è una gattovana in giro. Controlliamo su. Eccola qui. Ok, quante gattovane abbiamo sbloccato a proposito del deserto di Trieste? Ne abbiamo sbloccate tipo 5. Vediamo un po' quante ce ne restano da vedere. Mi sa che le abbiamo trovate tutte, sapete? Magari ce n'è una anche nel villaggio di Albarax. Allora, ce ne rimane una. Questa qui è l'entrata Albarax, dove siamo adesso. Ce ne rimane una da trovare. Poi dopo ce ne sono altre due nel bosco di Babda che non ho trovato. Una nella piana, una nelle distese innevate. Si è saltato un po' di gattovane, però va bene. Tralasciando Kesu che annusa in giro a destra manca, perché lui annusa perché è cieco, ricordiamocelo. Dirigiamoci nel villaggio di Albarax. E dai, questo episodio si fa un altro scontro boss. Questo posto sì che è pieno di flagello nero, non è bello. Quella è un'altra pietra del legame, tipo quella della lana sacra. Sicuramente battuto il diavolo, se purificheremo anche questa. Ecco, siamo qui. Siamo assieme a Reverte, vero? Me l'ho dimenticata. Ma chi l'ha dipinta quella faccia sul labbro? Insomma, che davvero sta succedendo qui? Mia! È il flagello neo! Il villaggio intero è stato infettato! Allora è questo il flagello neo, eh? Merda, raga, levatevi. Attenti! Ecco appunto. Cazzo, ecco il boss. Mia! Il demonio neo! È un diablos! Ruggisce talmente forte che anche le casse non riescono a sopportare il suono. Ci attacca senza pensarci due volte! È il momento di saltare in sella, socia! Prima che ci investa! Vai, sì! Vai di quarto mostro corrotto! Sei pronto, Kesu? Mietta che diavolo, si sono tutti molto potenti! Va bene, allora vediamo un po'. Questa volta possiamo fargli fuori tre parti. Testa e coda. Oltre al diablos, ovviamente. Allora, raga, io direi come al solito prima la testa, così non può tirare le cornate, immagino, le incornate. Poi raga, mi sa che Kesu cavolacci fa solo attacchi tecnica. Non è proprio il massimo con Diablos che abbia capito fare colpi feroci. Allora mi sa che se facciamo fuori la coda, quel danno in più con la coda non lo fa più. Mentre con la testa penso che potremmo bloccargli le cariche. Risonanza potenza. Adesso qualcosa mi dice che... Vediamo se intanto posso... Vediamo se posso affliggere attacco meno intanto. Non posso più affliggere attacco meno a nessuno, raga. Vai, mitraglia di colpi, Kesu, bravissimo. Perdiamo le forze! Ah sì, di quella roba che è successa anche con Naga Kuga. Sembra essere infetto anche questo. Dobbiamo indebolire il flagello. Si sai come? Attaccando la testa, che mi è indicata nello schermo inferiore con un punto esclamativo, quindi... Corno spietato stava per farmi, tra l'altro. Attenzione. Due volte. Ed è a terra, signori, è a terra. Cosa ha rotto, Kesu? Mi sa che ha rotto tipo la schiena. Al prossimo turno tiro un'essenza vitale a tutti, perché... Un'essenza vitale, sì. Mi sa che... Ho quasi fatto fuori la testa, mi sa quasi, però. Ha lasciato un oggetto. Pum! Tutti i colpi critici stiamo facendo.
Vai Kezu, vai, fai vedere che sei più forte a fare un uno a testa con un diavolo, bravissimo. Allora, non è ancora andata la testa. Però vedo che ho fatto con velocità Kezu, io quindi faccio attacco doppio con lui. No, voleva fare attacco doppio con Diablos. Ma è magnifico, avanti così. Ok, adesso ragazzi è il momento di colpire la coda. Vai, polvere rigenerante. Questo qui no, pugiglione violento no però, cazzo. Pugiglione violento no. Porca puttana, questo mo ci ammazza. Montiamo in sella, presto. Mi sa che solo così ci possiamo salvare dal pugiglione violento, montando in sella. E così non ci butta a terra, però non no, non ci butta a terra, visto che allora possiamo sopravvivere con vai, qui fa solamente attacchi potenza, ragazzi, non dovevo dirlo, adesso mi frega. Ok, devo far fuori la coda, così poi dopo non... Ok, vai. Vai, a tutti quanti scintilla. Lui fa la carica impetuosa. Aiuto, fa più danni nel prossimo turno. No, comunque sì, per sopravvivere a quell'attacco infamissimo del tipo attacco fosso, bisogna essere in groppa al mostro, perché quando si sale in groppa al mostro i punti vita tuoi del mostro si sommano. Vai Kezu, bella fulminata. Madò che male! Che male! Raga, che cazzo gli abbiamo fatto un male bestia! Non è così svelto senza quella coda, eh? Già. Oh, do un attimo una pozione qui a Kezu. Raga, cazzo. Di nuovo pugiglione violento fa. Vai, ancora polvere rigenerante. Vai. Sperando, allora, forse Kezu non lo fa fuori comunque perché ha 200 e passa punti vita. Sarebbe bello se lo beccasse, però non si può fare niente quando è così. No, attacca a me, ovviamente attacca a me perché sono quella con meno punti vita qua. Vada che stronzo. Presto, ritirati su. Vai. Mi fa ancora il danno doppio il bastardo. Kezu, devi fare attacchi velocità, gli attacchi potenza non servono a niente. Ok. Ma perché mi attacca ancora con... Ma penso di avergliela fatta fuori la coda. Ah, non è che quando è incazzato fa... Cioè tipo fa doppi danni, doppi attacchi. Ok, attacco potenza, vai su. Fa lui attacco potenza, io attacco velocità ovviamente. E attacca. Vai, attacchi potenti. Uolle, pum. Madonna, colpi critici. Mi sa che fa pugiglione violento, eccoli. Pum! Posso usare gli oggetti? Non posso usare gli oggetti, quindi io, raga, prego Dio che non mi butti a terra. Aiuto, in teoria 2, esisto perché... È perché giustamente si sommano anche... I punti difesa, cioè si somma tutto quando monti in sella al mostro. Raga, però poi morirà questo bastardo. Vai, scintilla. Olè, mi fa troppo ridere come ha fatto l'animazione del Kezu. Si dondola e poi si lancia. È bellissimo.
Dai, che impetuosa merda. No, 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 Kezu, no, Kezu, no, Kezu, no, Kezu, no, Kezu, no, Kezu, no. Bravo, Kezu, bravo, Kezu, bravo. Sono io che poi dopo che devo premere. Allora, raga, mi sa che forse sta morendo, forse. Sì, sta morendo perché c'è l'animazione del... Sono stanco. Ma mi sa proprio che adesso mi ammazza. Soffio elettrico selvaggio. Pum! Ma ho capito che Diablos è debole a... al fulmine? Madonna, che culo, sono ancora viva! È debole al fulmine, l'ha pure paralizzato, Kezu, bravissimo. Vai, vai, vai. Dimmi che possiamo montare. Oh, abbiamo vinto, sì. Grande, Kezu, grandissimo. Mix, 7000 punti esperienza. Livello 20 per Gatti, livello 17 per Nashil e 28 per Velocidrome. Io sono a livello 22. Cioè, sono salita già prima a livello 22, non adesso, però sono salita di livello. Dai, è momento di purificare anche questo cristallo del legame. Mia, sta succedendo di nuovo! La tua pietra del legame brilla! Oh, ecco la magia! Che ripurifica tutto! Oh, che bello che crescono! Ah, cambiato colore! Ha cambiato colore! Forse è diventata più forte purificando questo posto! Magnifico! Oh, raga, mi sa che abbiamo finalmente sbloccato i mostri di rarità 4. No, ancora Sheval. Adesso quando lo incontro c'ho sempre paura di doverlo affrontare. Hai visto, Sheval? Il potere della nostra amicizia è imbattibile! Mia! Avete soltanto sconfitto un Diablos, non esaltatevi troppo. Oh, un Diablos, guarda che è un mostro forte, stronzo. Avete idea di quante persone stanno soffrendo a causa di questo flagello? Tragedie come quella del nostro villaggio continuano a ripetersi incessantemente. Che cos'è per questo flagello nero? Perché sta causando tanta sofferenza? E lo chiede a me? Perché ha colpito la nostra casa? Il nostro villaggio deve essere distrutto! Sheval, non devi farlo da solo! Abbiamo più possibilità se ci... Cosa credi che cambi? Ho perso tutto! Ciò che mi serve per fermare il flagello nero è la risolutezza! Noi gli amici! Non ho più niente da dirvi. Ma tu guarda, Raider, purtroppo... Che palle, oh, ma cos'è sta roba che non posso leggere i dialoghi? A volte succede che... Vabbè, rileggerò il dialogo assieme a voi nel video. Voi potete mettere in pausa, io no, quindi... Salverai il progresso di gioco. Perfetto. Qualche giorno dopo, avete risistemato il villaggio? Sì, mi fa piacere. Bel lavoro, Giada! Sei stato bravo anche tu, piccoletto. Grazie a voi il villaggio è salvo. Ehi, grazie ragazzi, davvero. Oh, penso potrei arrossire. Anche io vi ringrazio. Non sei uno di quei vecchi Raider, eh? O forse siamo noi che avevamo dei pregiudizi. Forse sei il vero Raider. Il vero Raider? C'è una vecchia leggenda tramandata da generazioni. Oh, tra l'altro ho notato solo adesso e anche nel filmato dell'episodio scorso che questo capovillaggio c'ha gli occhiali. Cioè prima non l'avevo mai notato assolutamente che avesse gli occhiali. Parla di un Raider che sella un drago bianco. Ah, la leggenda che avevamo sentito all'inizio gioco. Si dice che nei tempi antichi un immane disastro si fosse abbattuto sulla terra. Il Salvatore era un vero Raider, legato nel profondo al suo mostro. Un vero Raider. Beh, magari tu non hai un drago bianco, però sei un'eroina per il nostro villaggio. Sentito, socio, siamo eroi! Magnifico! Benvenuti nel nostro umile villaggio. Vi abbiamo preparato una sistemazione. Fate come se foste a casa vostra. Ogni vostro desiderio è un ordine per noi. Sembra proprio un'offerta che non possiamo rifiutare, socia.
Oh, possiamo finalmente tornare a casa di Reverto. Ed eccomi qua per dare una bella pianta dal profondo del cuore. Magari ogni tanto prova a mettere un po' in ordine. Hai troppi baffi per essere mia madre, però hai il suo stesso carattere. Ehi, ora possiamo dire di essere dello stesso villaggio, Giada. Vero, perché lui proviene da questo villaggio. Questo che è il villaggio natio di Natale di. Questo è il villaggio natale di Reverto, ricordiamocelo. Ok, quindi questo villaggio ha una pietra del legame in me, proprio in mezzo al centro del villaggio. Vediamo un po'. Qui da adesso possiamo anche salvare i nostri progressi, recuperare vita, tutto quanto, anche qui ad Albax. Mi fa piacere. Prima di parlare qui ancora con Normo, il capovillaggio. Vediamo un po'. Non posso andare da nessuna parte. Posso andare solo qua. No, aspettate, posso andare anche qui. Oh, una gattovana. Eccola qua. Sto guardando la mappa qui sotto per orientarmi, ma. Pare che non possiamo ancora aggirarci per bene nel villaggio. Ok, quindi andiamo a parlare con il capovillaggio. Dai, facevo prima. Tanti i capovillaggi sono tutti guiverniani, vabbè. Considerazioni a caso. Grazie a tutti voi, il villaggio è tornato alla normalità. Grazie, Raider. Ora possiamo cominciare la ricostruzione. Però, anche se abbiamo fatto tornare gli abitanti, c'è ancora un problema. A causa dell'attacco del diavolo, la nostra fonte d'acqua è bloccata. Non possiamo vivere con queste enormi rocce che bloccano l'afflusso d'acqua al villaggio. Che fare? Ehi, il capovillaggio non sembra felice. Sorge, perché non aiutiamo il villaggio con i nostri mostri? Uno Yankutku, un Arjo, sulla Gombi. Qualsiasi mostri con azione spaccarossa è perfetto per questo lavoro. Fai tornare l'acqua. La pace è tornata nel villaggio di Albax, però ora è tutto da ricostruire. Forse rompendo la roccia che trattiene la sorgente riuscirà a rimettere in piedi il villaggio. Possiedi già un mostro con la capacità spaccarocce come Yankutku o la Gombi? Allora, diamo un'occhiata qui se qualcuno dei nostri mostri di squadra ce l'ha. Do un'occhiata io. Nessuno dei mostri che ho adesso in squadra ha spaccaroccia, quindi devo andarlo a cambiare. Non posso cambiarlo qui perché le scuderie non ci sono, cioè non c'è niente, quindi io devo andare per forza a Oasum e a cambiare un secondo. Ah, sostituiamo per. Aspettate un attimo, aspettate un attimo. La Diablo Snea che io volevo tanto mettere in squadra, per caso ce l'ha l'abilità spaccaroccia? Ti prego, dimmi di sì. Adesso tra l'altro la posso mettere in squadra perché. No. Però posso fare tunnel sotterraneo. Poi mi ha di fronte a un buco nel terreno per scavare. Potete superare gli ostacoli creando tunnel sotto di essi. Ah, ok. Vabbè, adesso, ragazzi, dopo la metto in squadra perché la voglio mettere in squadra. Però prima pensiamo a far tornare l'acqua nel villaggio. Quindi mettiamo il nostro vecchio amico Arzuros. Ma ho messo, aspettate, ho messo Arzuros a posto, sì, ok, ho messo Arzuros a posto di Ludroth reale, che è. Poi dopo, ragazzi, aver fatto sistemato spacca con l'acqua, con le rocce, con spaccaroccia, vediamo di mettere in squadra la Diablosnea, che io, perché io non vedo l'ora di metterla in squadra, che è la maledetta, quella benedetta, anzi, Diablosnea, perché l'ho trovata tempo fa. In un nido di mostro rago Esamina. Stai scherzando? Guarda quanto è grande! Ecco perché non riuscivano a fare nulla. Forse usando l'azione spaccaroccia possiamo polverizzare questo sassolino. Ok, sì. Azuros, prego, venga. Bravissimo. A posto. Tutto sto casino. Ciao, zampata. A posto. Si riempie tutto. Bene. Ah, Diablosnea, ragazzi, avevo trovato in un nido di un mostro rago nella piana di Monsonne. È di rarità 4 e di livello altissimo. Però ero proprio stata fortunatissima quando l'avevo trovata. Però
Purtroppo non potevo cavalcarla perché appunto avevo il limite di rarità. Adesso però l'ho sbloccata perché potevo metterla in squadra. Quindi dopo la metto in squadra al posto di Arzuos perché, e tra l'altro avevo notato sempre nella mostropedia che la Diarosnea aveva delle statistiche altissime, quasi PV al massimo e attacco e difesa al massimo se non ricordo male. Mia, guarda la sorgente, gli abitanti non avranno più sete. Andiamo a dirlo al capovillaggio Normo. È qua. La primavera a quel villaggio è... Grazie, siamo stati salvati da un vero raider. Vorrei darti qualcosa. Abbiamo trasmesso questo strumento sì dai tempi antichi, insieme alla leggenda. Si chiama Flauto del Raider e voglio affidarlo a te. Stando alla leggenda, il flauto può guidare una squadra di esplorazione monstri. Non ne so molto di più, ma non dubito che sei in grado di usarlo. Ragazzi, mi sa che questa ci sblocca l'ultima voce che ha da sbloccare nella voce delle scuderie. Flauto del Raider. Bene, ora dobbiamo ricostruire il villaggio. Ho chiesto aiuto ai Felain, ma pare che il caldo estremo li abbia debilitati lungo il cammino. Debilitati. Se solo avessimo la felvina superiore per rimetterli in sesto. Beh, immagino che dobbiamo intervenire. Una felvina superiore? Bel problema! Ehi, usiamo la scuola di esplorazione mostri di cui parlava il capovillaggio. Non è questo che servono, non so leggere. Forse i mostri troveranno qualcosa di utile. Per visualizzare le scuole di esplorazione mostri presso le scuderie. La ricostruzione. Il villaggio di Abarak si è quasi tornato al suo antico splendore. Ora devi inviare la tua squadra di esplorazione mostri a cercare la felvina superiore in modo da convincere i Fera ad aiutarti. Puoi inviare la tua squadra di esplorazione dalle scuderie. Perfetto. Quindi è proprio l'ultima voce che. Qui c'è le missioni secondarie. Le mie. Ai ai, i vecchi ferite fanno male. Ai ai, tu laggiù. Ai, bisogno di macerie per riparare la mia arma, ma ancora non riesco a muovermi. Dunque, amica, potresti trovarmene un po'? Ah, mi immagino che invece che sta parlando, ah, gli parte il dolore. In cambio, posso darti un libro delle combo, Guida del Guaritore, volume 2. Contiene le ricette per preparare bevande energetiche e colligio. Al momento mi servono a poco. E qui ho già la maciaite, quindi posso portargliela. L'hai trovata? Grazie! Non ne ho degno neanche di chiamarmi cacciatore. Non ne ho degno neanche di chiamarmi cacciatore senza il mio equipaggiamento. Il cacciatore è sbadato. Mi fanno male le vecchie ferite. Con della maciaite potrei riparare la mia arma, ma non riesco a muovermi. Potresti trovarmene un po'? Questa era la consegna. 400 punti esperienza per me. Che a poco spero di essere di nuovo in piedi. Oh, è solo una lieve slogatura. Certo. Vediamo, forse adesso però qui le scuderie ci sono. Ci saranno per un momento le scuderie. Adesso no, perché ci sono ancora alcune lastre. Oh no, lì c'è un'altra missione secondaria. Oh no. C'è una Diablos Nera che sta creando scompiglio nel deserto 3, ed ecco parlando di Diablos Nere. È nata come l'assaltatrice e non è proprio alla portata della principiante come me. Se mi aiuti ti darò un libro delle combo, si chiama Vita del Cacciatore Primavera. Ok, quindi devo andare a far fuori una Diablos Nera, va bene. Contiene le ricette della mistura demoniaca, della mistura fegosa e della pozione pie veloce. Che non ho ben capito cosa sia pie veloce, ma penso che serva ad andare più veloci. Non c'è niente. Qui raga, per sbloccare tutte le funzioni dobbiamo prima fare le spedizioni con i monstri per trovare le felve superiori, eccetera, eccetera. Quindi. Dai, concludiamo questo episodio facendo la spedizione con i monstri. E anche sistemandoci la squadra. Io qui adesso la metto subito. Bentornata, ogni tuo mostro è anche più musone come me, con me è sicuro, miau, come me sta facendo. Esplorazione con i mostri, oh, si è sbloccata la voce qua, qui c'erano, sapete no, c'erano le voci cartone e uovo, gestisci i mostri, rituale sciamanico e ora c'è anche squadra d'esplorazione. Puoi spedire i mostri delle scuderie ad esplorare, cercare oggetti e materiali, esplorazione e berghi, uscite e producono oggetti in maggiore quantità o più rari. In ciascuna area si possono trovare materiali diversi, le esplorazioni hanno più probabilità di successo se vi mostri con elementi adatti ad affrontare quell'area. Puoi selezionare i mostri appropriati per l'esplorazione, ciò influirà sulla raccolta di oggetti e l'esperienza. Ah, salgono anche di livello, oltre che sul tempo impiegato per l'esplorazione.
Inviare numerosi mostri dello stesso elemento incrementa la probabilità di successo dell'esplorazione. Scegli con cui i membri della squadra. Va bene. Il tempo impiegato nell'esplorazione sarà mostrato sullo schema inferiore. L'avvenuto di là quando la squadra fa ritorno e potete vedere i risultati nelle scuderie. Ah, ho capito. Quindi è una roba per il quale posso anche spegnere il Nintendo e teoricamente poi vedo i risultati, giusto? Andiamo a vedere, squadra... Ah no, aspettate, aspettate. Prima andiamo a sistemare la squadra. Andiamo a mettere la nostra Diablo Snea, che finalmente posso utilizzarla qui, al posto di Arzuros. E già vedete, la vedete qua che è già a livello 1, ha già 71 punti vita. E poi 35 attacco di difesa, teoricamente dovrebbero essere al massimo le sue statistiche di attacco e difesa. Quindi continuiamo con questa squadra, sì. Allora, adesso andiamo a fare squadra esplorazione. Allora, se la dobbiamo trovare, dobbiamo selezionare un'area. L'unica, questa è l'unica area che possiamo... Le colline di ponte, ragazzi, sono l'unica area che possiamo esplorare, perché qui c'è la lista e vedete che le colline sono le uniche, gli unici posti che possiamo mandare i mostri in esplorazione. Ok, selezioniamo quest'area. Scegliamo l'obiettivo, è normale, meticolosa. Leggiamo tutte le allora. Normale, esplorazione bilanciata, meticolosa. L'esplorazione impiega più tempo, avrò raccolte più ricompense. Rapida, l'esplorazione impiega meno tempo, avrò raccolte meno ricompense. Ottieni esper, i mostri raccolgono meno ricompense ma ottengono più punti esperienza. Raccogli oggetti, i mostri raccolgono più ricompense ma ottengono meno punti esperienza. Raccogli piante, raccogli molte piante, raccogli molti funghi, raccogli molte bacche, molti minerali, molti pesci, molti insetti, molte ossa. E caccia al tesoro, i mostri raccolgono meno oggetti ma cercano oggetti rari. Io direi, ragazzi, raccolta piante, perché io direi raccolta piante. Selezioniamo i mostri e allora vediamo un po' chi portiamo. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Boh, mettiamo Aptonaut, che è Arzuros, che lo so, beh, a cercare il miele. Anche, mettiamo anche Yankutku. Poi mettiamo Popo, che lui è bravo a cercare anche lui il cibo. E per finire mettiamo Apsios, che penso che sia, se penso che siano bravi questi 5 a cercare le piante, no? Ma già piante di solito, quindi indietro e procediamo con questa squadra e inviamo. Non potrei inserire i mostri di esplorazione nella tua squadra fino al loro ritorno, va benissimo. Ah, allora, vediamo che qui c'è il tempo di esplorazione. Impiegheranno ben 20 minuti per finire di esplorare. Fantastico. Vediamo un po' cos'altro dice, vedo che c'è ancora il rosso qua. Bentornata, ho unito mostri anche più musone, che va bene, sì. No, ok, ho capito, ragazzi, adesso non ci tocca, non ci resta che aspettare. Beh, visto che devo aspettare 20 minuti per poi ottenere i risultati dell'esplorazione, credo proprio, ragazzi, che il video di oggi li concluda qui, perché io di aspettare 20 minuti così non c'ho voglia. Perciò la prossima volta registrerò 3 episodi, oggi ne ho registrati 3, la prossima volta ne registrerò 3 ancora e se riesco addirittura ne registro 5, a meno che non mi chiedano un'altra esplorazione. In quel caso, ecco, facciamo così: quando dobbiamo fare l'esplorazione per forza per andare avanti con la storia, mi smetto di registrare gli episodi, perché non possiamo fare molto quando nell'attesa. Quindi io mi sono in secondaria e faccio tutto off camera. Perciò, ragazzi, la prossima volta vedremo se i nostri mostri avranno trovato, anzi vedrò io se l'hanno trovata, perché non vorrei che finisse un'esplorazione e poi non trovano la felce, com'è che si chiamava? La felvina superiore. Non vorrei che non la trovassero, quindi facciamo che controllo off camera se la trovo durante l'esplorazione. E poi, sperando che non parta nessun filmato, la prossima volta partiamo con già la felvina superiore trovata dai miei mostri. Nel frattempo, ragazzi, se vi sono piaciuti, mi raccomando, lasciate un like. Ah no, aspettate un attimo, aspettate. Prima di finire l'episodio, vorrei andare a vedere un po', ottenere tutti i premi per i mostri noi che abbiamo incontrato qui nella mostropedia. Allora, qui abbiamo un premio che è amuleto di resistenza. Questa sottospecie di creatura dal corpo rosso, il loro potere elettrico sopravanza di molto quello dei cugini bianchi.
Poi questo era un Felen, a quanto pare, un bot Felen, quello che avevo visto qualche episodio fa. Poi avevamo trovato anche qui, c'è Phalos Wyvern Aquatici dall'udito sviluppato, un nuoto nella sabbia dei deserti di cui hanno anche il colore, per mimetizzarsi. Ho tre trappole tranquillanti, grazie. Gendrome, mostri alfa che cappeggiano Gen Prey, hanno zanne artigli per svilupparti il contatto di veleno paralizzante. Tre bombe lampo, grazie mille. Gratian, Weaver volanti femminili note come regie della terra, dotate di zampe potenti e code velenose. Ah, la Gratian è la regia della terra e il gatto lo segre del cielo, vero? Bella accoppiata, vero? Nutrimento vitale, l'oggetto. Diablos, temibili Weaver volanti, anche se nei giochi non volano mai, che dominano i deserti, attaccano chiunque si gira il loro territorio. 5 bombe lampo, questo dirli meglio. Cefadrome, eccolo qui, mostri alfa che cappeggiano i Cephalos. Le robuste scaglie nere li distinguono dai Cephalos più piccoli, ma non sono neri, sono marroni. Vabbè. Bagot, i Bagot di solito si seppelliscono nel fango, ma non esitano ad attaccare chi disturba le loro paludi. 4 trappole coperte. Adai, mio Hermitao, capace con una dura corazza sulla schiena, la uso per difendersi e respingere i nemici. Un gioiello di acqua, ok. Poi Bagot 2.0, Bagot inganditi controllati da pietre delle gambe modificate. Grazie ai piatti possono sputare fuoco. Protovisore. E poi dopo qui ci sarebbe il Bnahabra rosso, che è rosso perché si capisce perché le punte del corpo, cioè della testa, sono rosse. Ok, dopo aver visto. Oh no, non abbiamo finito di vedere tutto. No, i mostri dovevo vedere. Allora, vediamo un po'. Oh, vediamo le ricompense per. Allora, ripeti resistenza tuono per caso rosso. Pella critica per Nescilla. Intanto vedete che Nescilla pecca di punti vita e attacco ricompenso a un'altra difesa. Poi Gypsios che pecca di attacco. Però un'altra difesa. Sale di cometa, 10 sale di cometa. Poi Gendrome che non ho neanche potenziato perché vedete che anche dalle statistiche c'è solo tanta velocità ma pochi artigli. E anche il velocidrome, visto che sono entrambi nella stessa specie, però io il velocidrome non lo toglierò mai dalla scheda, mi spiace. Poi Gratia, che vedete, ha i punti vita al massimo, difesa piuttosto alta, velocità nella norma e attacco pecca un pochino nell'attacco. Quindi lei si basa molto sulla difesa, lei. Poi Diablos, ecco, vi ricordo che la Diablos invece ha punti vita piuttosto alti, attacco altissimo. A lei ha punti vita e difesa piuttosto alti, attacco altissimo e velocità nella norma la Diablos, quindi insomma un bel mostro da avere in squadra. E ok, però al momento solamente a livello 1, quindi ha 78 punti vita soltanto. Vabbè, off camera vedrò di provvedere di controllare se salirà velocemente di livello. Nel mentre che parliamo, qui sono passati 6 minuti, manca 14 minuti alla fine dell'esplorazione. Ma ragazzi, ho già detto che il video di oggi li concluderò qui. La prossima volta inizieremo con inizieremo l'episodio con già la felcina, insomma la felvina che ci serve per i feline. Così non perderemo troppo tempo anche per proseguire la modalità storia. Intanto, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, guardate iscrivervi perché se volete continuare a seguire i video. Ovviamente, off camera adesso completerò le missioni secondarie e livellerò come se non ci fosse un domani. E noi ci vediamo alla prossima!